Se non sai come potare la tua pianta di basilico, questo è il video che fa per te. Salve a tutti, mi chiamo Fortunato Andrea Iuzzolini per il sito iuzzolinifortunato.com. Sono un dottore agronomo ed in questo video vedremo in maniera pratica come andare a potare la piantina di basilico. Iniziamo dal principio: perché si pota il basilico? Il basilico è una pianta annuale, significa che il ciclo di vita dura un anno o meno, quindi solitamente viene seminato in primavera e sempre solitamente va a morire quando hai i primi freddi, quindi autunno o inverno. Perché ho detto solitamente? Perché in alcune regioni d'Italia il basilico può comportarsi anche da pianta biennale, quindi durare 2 anni. In quali condizioni climatiche? Ad esempio, io vivo in Calabria, a 0 metri sul livello del mare, in un paese chiamato Ciro Marina. Da me fa sempre abbastanza caldo, quindi raramente si scende sotto i 10 gradi. Proprio per questo il basilico riesce a non morire con i freddi, a diventare pianta biennale. Supera l'inverno andando a lignificare i rami, come in questo caso, perde le foglie e poi ai primi caldi va a germogliare andando a creare nuovi rami e quindi nuove foglie. Perché ho fatto questa premessa? Perché la caratteristica delle piante annuali, specialmente del basilico, è che dopo la fioritura muoiono. Quindi che cosa andiamo a fare con la potatura del basilico? Semplicemente andiamo ad eliminare i fiori per prolungare la vita del nostro basilico e quindi avere un raccolto molto più ricco. Come riconoscere i fiori? Allora, i fiori, giriamo così ve lo faccio vedere, prendono vita dall'apice del basilico e si riconoscono perché sembrano delle piccole foglioline, come potete vedere. In alcuni casi si vedono proprio i fiori di colore bianco. Quindi, come possiamo eliminare questi fiori? Semplicemente con delle forbici o con delle dita andiamo a staccarli molto facilmente in questa maniera. Ve lo faccio vedere. È veramente molto semplice eliminare i fiori. Se invece utilizzate le forbici, ricordate di disinfettare le forbici prima di utilizzarle, perché sulle lame potrebbero esserci degli agenti potenzialmente patogeni per il vostro basilico e quindi potreste infettarlo con dei funghi, dei virus oppure dei batteri. Comunque vi faccio rivedere la potatura. Ricordate di potare il vostro basilico tra un nodo e un altro. Il nodo è la zona del fusto da cui fuoriescono le gemme, quindi in questo caso lo potiamo qui tra un nodo e un altro. Dopo la potatura non abbiate paura perché il vostro basilico non rimarrà decapitato, ma dal nodo sottostante la potatura andranno a formarsi nuovi germogli e quindi nuove foglie. Proprio per questo, andando a potare il basilico, prima cosa andiamo a prolungare la vita del nostro basilico e della nostra piantina e seconda cosa stimoliamo la piantina a far crescere foglie nuove e rami nuovi. Cosa fare successivamente con il basilico? Annaffiatura, facciamo un piccolo riassunto. Annaffiate solo quando il terriccio è secco, evitando ristagni idrici ed evitando che il terriccio rimanga secco per troppi giorni tra un'annaffiatura e un'altra, scusate. Esposizione, mettete il basilico in penombra. Fino a 4-5 anni fa personalmente coltivavo il basilico in pieno sole, invece con questo aumento delle temperature sto avendo migliori risultati mettendo il basilico in penombra. Nutrizione: concimate il vostro basilico una volta ogni 10 giorni con Mavel Concime per Te Super Crescita. Questo è il miglior concime per piante in circolazione, lo trovate su Amazon. È un concime completo, contiene azoto, fosforo, potassio e microelementi. Il video sulla potatura del basilico, come avete potuto vedere, è molto semplice, finisce qua. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Se avete qualche domanda da pormi, fatela nei commenti. Visitate il mio sito iuzzolinifortunato.com. Ho circa 1000 articoli per il giardinaggio e l'agricoltura, quindi concimi, fungicidi, fitofarmaci, vasi, eccetera, eccetera. E ricordate di acquistare su Amazon Mavel Concime per Te Super Crescita, da utilizzare per la concimazione di tutte le piante.